Eccolo Stivo da Mare, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. Auguro a tutti voi nuovamente un buon sabato, un buon pomeriggio e ovviamente un buon fine settimana. Ci stiamo inoltrando a passi spediti a Juventus Monza di questa sera, ore 18 all'Allianz Stadium, ovviamente gara che potrebbe consentirci in qualche modo di scavalcare il Bologna che ha perso ieri contro il Genoa per 2-0 e poi dovremo comunque aspettare i risultati dell'Atalanta per capire se abbiamo ancora qualche spiraglio per chiudere al terzo posto e avere al netto una Coppa Italia vinta, no? Per chiudere la stagione in maniera abbastanza decente, ecco, diciamo così. Per partire con i contenuti di oggi, ovviamente vi darò qualche perla che sa di novità, però prima, come sempre, un bel pollicione alto, alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte, forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, partiamo subito col dire che ci sarà un incontro all'inizio della prossima settimana tra Giuntoli e Thiago Motta per capire esattamente quali sono le richieste del tecnico oriundo e quali sono i presupposti per cominciare questa avventura assieme. Però prima di parlare di tutto questo, vi voglio dare l'ultima perla che ovviamente già conoscete, cioè quella che riguarda Michele Di Gregorio, portiere classe 97 che compirà 27 anni il 27 di luglio di quest'anno e che ovviamente sarà nostro avversario proprio in questo Juventus Monza, che per il Monza non vuole dire nulla, Monza già salvo, che non ha ambizioni europee, però per la Juve ancora qualcosa vale. Quindi ci sarà un minimo di motivazione per ancora sperare in un terzo posto, chiudere al meglio la stagione, come ho detto, e soprattutto tentare di prendere un po' più di soldi come montepremi e entrare in una fascia migliore nel girone di Champions League, che come sapete ha cambiato formato, ci saranno più soldi da poter andare a prendere. Quindi speriamo che la Juventus possa andare più avanti possibile. Non abbiamo questa certezza, ma ci sarà da costruire una rosa di almeno 30-32 elementi tra Champions League, Supercoppa Italiana, campionato, Coppa Italia e ovviamente Mondiale per Club, che prenderà il via dal 15 giugno del prossimo anno. Ecco, quindi la cifra richiesta dal Monza, come ben sapete, è di 20 milioni. Quindi Galliani fa sul serio, vuole aprire la trattativa, però ha chiesto questo. La Juventus si è avvicinata di molto perché ha proposto circa 17-18 milioni. E quindi di solito, quando queste trattative partono già così forte e la società che deve dare i soldi a quella per acquistare il giocatore si arriva molto vicino, si avvicina molto al cartellino, di solito si trovano sempre gli aggiustamenti per chiudere il tutto. Poi, se ovviamente questa trattativa è già stata imbastita da tanto tempo, quando Galliani incontrò con quella famosa cena Giuntoli, che fu la cena che fece un po' sbroccare Max Allegri, no? Che appunto additò Giuntoli come uno che faceva il lavoro alle spalle. Quindi da lì, ecco, si sbloccò tutto quanto e Galliani disse proprio che il valore del cartellino era 20 milioni, però poteva eventualmente aprire a contropartite tecniche, quindi eventualmente, come abbiamo detto, Miretti molto gradito, oppure uno tra Szczęsny e Perin. Sarà molto complicato sbarazzarsi di Szczęsny perché è molto legato all'ambiente, come avevamo detto, anche se sarebbe perfetto liberarsi di lui perché toglieresti 7 milioni di ingaggio. Quindi aiuterebbe non poco, no? A livello di ossigeno per le casse, mentre Perin, come ho detto, l'ho detto tante volte nei miei video, meriterebbe una chance alla Juventus. Però ecco, tra i due è quello più facile da spostare perché è già andato via altre volte, venendo alla Juve e poi andando di nuovo al Genoa, eccetera. Quindi è più facile, diciamo, piazzarlo al Parma o al Monza. Ecco, mentre un polacco, prendendo molto di stipendio e essendo molto legato all'ambiente, farebbe fati molta fatica a spostarsi. Già un senatore, ha già raggiunto un record di presenza, insomma. Vedremo un po' il da farsi anche per quel che riguarda Wojciech Szczęsny. Quindi, insomma, Di Gregorio è uno dei maggiori indiziati ad arrivare alla nostra corte. Tra l'altro, è un giocatore chiesto da Motta perché? Perché nel 4-3-3 che lui si immagina, o 4-1-4-1 o 4-2-3-1, sarà pronto a gestire i moduli in questo modo, lavora molto coi piedi, costruzione proprio dal basso, dal portiere, utilizzando i terzini, utilizzando il regista. Ecco, è un portiere moderno, quindi molto bravo, come ho detto, a avere visuale di gioco, visione di gioco già dall'inizio dell'azione. Non soffre il pressing, è un portiere che è bravo anche nel dribbling, no? Quando lo attaccano, sa rinviare con entrambi i piedi. Insomma, è un portiere che può crescere tanto con la Juventus, ha ancora molto da fare.
la carriera è all'inizio, perché un portiere di 27 anni ha davanti come minimo 10 annate, se il portiere è valido e promette bene, e quindi insomma non ci si resterà che capire il da farsi. Come ho detto, andrà sbloccato lo slot portiere, quindi uno tra Szczęsny e Perin. Se si dovesse decidere di andare su Di Gregorio, dovrà per forza di cose salutare. Motta è stato chiaro, nell'incontro che si avrà appunto con Giuntoli si parlerà di un rinforzo per il reparto, quindi Di Gregorio, Calafiori in difesa, con questo obiettivo, no, di fare il tandem Calafiori-Bremer, che sarebbe tanta roba. Per il centrocampo ovviamente lui chiederebbe Coop Miners, però non storcerebbe il naso se aggiunto gli portasse uno tra Samardžić, Thuram o Ederson dell'Atalanta. E ovviamente per l'attacco lui ha fatto una richiesta molto semplice, quella di tenere Chiesa, Yıldız, Vlahović, ma anche Sule. Udite udite, giocatore che doveva in teoria andare come pedina di scambio per prendere qualcun altro. Quindi ovviamente oltre a questo c'è anche Gudmundsson, che è un altro di quei nomi che probabilmente Motta ha fatto, no, nel caso in cui si potesse, no, a livello economico poter andare sull'islandese. In ogni caso, ragazzi, questa è una situazione che a me piace molto, perché è tutto in divenire, non si sa ancora nulla. Motta non ha ancora firmato, dovrà sedersi al tavolo con la dirigenza e con Giuntoli a quattro occhi, capire quali sono i presupposti per andare avanti e per costruire qualcosa insieme per un triennio. Tra l'altro, con un ingaggio, abbiamo detto, quasi netto di 5 milioni, si arriverà con i bonus a quella cifra lì. E quindi insomma è un 2+1, quindi se l'allenatore non dovesse fare bene in due stagioni potrebbe anche non essere rinnovato per diciamo il triennio, per il terzo anno definitivo. Quindi ecco ragazzi, calma e gesso. Motta sul piatto altre come ho detto, offerte, Barcellona, United, Chelsea, Paris Saint Germain, però la Juve si è mossa con largo anticipo. Ricordiamoci, a gennaio Giuntoli l'aveva già incontrato a Fiorano, poi l'ha incontrato a Maranello il 10 aprile, quindi insomma si è già imbastita una trattativa di un certo livello e Giuntoli ha già in qualche modo bloccato i potenziali acquisti che potrebbe andare bene per Thiago Motta. Quindi lui non ha fatto anche poi queste grandi richieste esose, praticamente 4, massimo 5 acquisti, l'abbiamo detto, uno per reparto, quindi secondo me è più che fattibile. E ovviamente il suo desiderio è quello di trattenere eventualmente Rabiot, e ovviamente ha già trattenuto Rugani e anche Cambiaso, che hanno rinnovato, e poi vedremo chi altri nel taccuino di Giuntoli andranno verso il rinnovo. Ovviamente Yıldız si aspetta che arrivi fino al 2029, e con la maglia numero 10, quindi insomma stiamo delineando un po' tutto quello che è il discorso legato alla sostenibilità e al costruire un'ossatura di un certo livello che possa garantirci anni di successi. L'obiettivo, come ho detto, di Elkan non è subito vincere, ma è quello di diventare verdi, giovani, sostenibili, con un bilancio perfetto e eventualmente in futuro avere anche un verde, quindi un segno più, con la possibilità di andare a prendere anche cartellini di un certo livello, così come fa anche Real Madrid, che prende giovani dal vivaio, li alleva in casa, però ogni tanto ti fa il colpaccio, ti prende Vinicius Junior e ti prende altri giocatori di un certo spessore che poi fanno la differenza sia in Liga che in Champions League, fino ad altissimi livelli, fino ad arrivare in finale. Quindi questo è doveroso dirlo, è chiaro che per arrivare ai livelli della Champions a lungo andare devi tirare fuori i soldi e prendere i campioni, però come ho detto la base deve essere quella di partire dall'Under 19, dalla Next Gen, dall'ossatura che ha a disposizione e alla valorizzazione, come ho detto, di quegli acquisti mirati che tu fai con ingaggi ridotti e valori di cartellini contenuti, utilizzando contropartite, scambi, eccetera, eccetera. Poi, come vi dicevo, altra notizia importante, quella che riguarda la partita di oggi, perché Montero potrebbe variare sul tema, l'abbiamo detto, potrebbe in teoria invece di fare questo 3-5-2 all'Allegri, un 3-4-3 con Chiesa, Yıldız e Vlahović, tutti sogniamo di vedere questo tridente, e poi vedremo chi con Fagioli potrebbe stare a centrocampo. Potrebbe esserci Rabiot, potrebbe esserci McKennie largo, potrebbe esserci Yıldız dall'altra parte, vedremo quali saranno le decisioni. E in difesa potremmo vedere di nuovo Danilo, Bremer e Gatti, sarà tutto da vedere, perché c'è anche da dire che Sandro scalpita per fare questa famosa presenza prima di dire addio per raggiungere Nedved. Non so se Montero gli darà questo palcoscenico, questa passerella per poter raggiungere a 327 presenze proprio la furia cieca, il grande mito, la leggenda Pavel Nedved, che vinse il pallone d'oro nel 2003. A me piacerebbe lasciare il totem di Nedved con quelle presenze lì, senza essere né raggiunto né superato, però ecco, questo sarà a discrezione di Paolo Montero, che auguriamoci possa concludere il suo percorso in Juventus con una vittoria, visto che ha fatto un pareggio rocambolesco a Bologna, tra l'altro segnando un record che mi ha detto assoluto, perché la Juve non era mai riuscita nella sua storia a ribaltare un 3-0 secco, quindi anche lì è entrato comunque negli almanacchi, no? Negli albodori, no? dei recordmen, e quindi insomma
tutto da vedere, come ho detto, stasera come giocheremo e quali saranno gli interpreti, però sicuramente non ripeteremo la stessa falsa riga del primo tempo obbrobrioso di Bologna fino al 75esimo, ma cercheremo, secondo me, di aggredire subito alti e provare a fare dei gol. Col Bologna ci siamo fatti trovare un po' sorpresi e secondo me abbiamo pagato anche, come ho detto, l'inserimento di Miretti come regista e poi, come ho detto, un pelino di abbassamento di pressione dopo la vittoria in Coppa Italia. Non ci aspettavamo un Bologna così, sicuramente, perché eravamo convinti che Motta, bene o male, nella penultima partita non arrivasse con l'occhio della tigre, e invece ci ha veramente piallato in due, ci ha a tratti umiliato, lo possiamo dire. Quindi la Juve avrà tanto da fare, tanto da lavorare nella prossima stagione per cambiare la mentalità, questo l'abbiamo detto. Poi, per concludere, l'abbiamo detto, Sandro è ai saluti. Come abbiamo ricordato, non ci sarà nessun rinnovo dopo l'autoscatto arrivato dalle presenze con Allegri l'anno scorso. 30 giugno 24 la deadline, saluterà, andrà a San Paolo, come ha detto il fratello appunto di Sandro. Peccato veramente, dove ha fatto 9 stagioni alla Juventus, 2 buone fino a Cardiff, con addirittura l'offerta sul piatto del Chelsea, che la Juve rifiutò, mi sembra di 60 milioni se non di più. Avevamo Bonucci e Dani Alves in partenza in quell'anno, quindi la dirigenza non si è sentita di smollare Sandro per dover trovare qualcun altro al posto suo. Siamo andati avanti, poi Sandro ha avuto purtroppo la perdita del padre nel 2017, da lì mentalmente non c'è più stato, non è stato più lui, è arrivato come una sorta di terzino alla Cafu, alla Roberto Carlos, veramente di spinta, uno dei più forti in Europa dal Porto, e poi ha avuto un'involuzione importante anche con lo spostamento verso il basso, cioè che è diventato un terzino di copertura e non di spinta, e da lì è successo tutto quello che è successo. Però 33 anni, ormai non ha più nulla da dare, non ha più motivazione di stare alla Juve, vedremo se farà bene in quel di San Paolo, è l'ultimo atto, poi andrà via da free agent, quindi noi risparmieremo 6 milioni e mezzo netti, quindi indipendentemente dal fatto che appunto dove andrà, eccetera, noi avremo comunque un risparmio netto, quindi chiunque metteremo a quel posto, ecco, prenderà sicuramente meno di lui e sarà un risparmio veramente, veramente importante. Quindi ecco, questo è quello che quanto, non ho altro da dire per oggi, e poi ci godremo questa partita di Juventus Monza sperando di vedere un bel gioco. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila, forza Juve fino alla fine.